Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo unboxing. Io sono troppo contenta. Ho acquistato questa box di Giovanni Dana. Io non sapevo neanche l'esistenza nel sito online. Infatti l'ho scoperto grazie a lei, perché lei mi tende. Usci una pubblicità, quindi. Usci una pubblicità su Instagram con anche un codice sconto di benvenuto, che penso che alla fine è valido sempre quando vi registrate. Sì. E quindi ci ho un po' pensato, ho detto sì, dai, visto che a novembre comunque non usciranno tantissimi video, ho deciso di acquistare una box e la box si chiama A Caccia di Novità. Ci sono questa, però varie taglie, esatto, cioè questa è la small, small, medium e large. Ovviamente non è nessun video in collaborazione, no, perché ho pagato e all'incirca io l'ho pagata con lo sconto 23,40 euro, e vabbè, ho fatto una spesa di 30 euro così da ricevere le spedizioni gratuite. E infatti la cosa che mi ha sorpreso tanto è stato proprio il minimo dettaglio, perché sì, io ho acquistato la box e poi ho acquistato un prodotto fuori mano, perché con questi prodotti io ci voglio realizzare una challenge. Sapete che mi piace sempre testare i prodotti in questo modo e quindi mi andava di farlo. Mi sono arrivato due scatole, questa della box e una diciamo simile a questa, leggermente più piccola, cioè no, più piccola, più sottile, esatto, con solo un prodotto all'interno. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare davvero tanto. Infatti ho apprezzato tanto questa cosa, perché metti caso io sarei stata intenzionata comunque a regalarla, non è che la dovevo prima scartare per prendere all'interno l'altro prodotto. Sì. Quindi questa cosa è stata molto ragionata. Secondo me, adesso che ci avviciniamo al periodo natalizio, ne vale la pena, anche perché dopo vedrete perché. Quindi eccola qui. Bella. È meravigliosa. Cioè, veramente bella, poi vi ho fatto anche un video. Apriamola. Bella grande. Cioè, voi questa la potete utilizzare tranquillamente proprio. Sopra trovate questo. Bellissima. E poi ci sono tutti i prodotti. Vai, peschiamo. Sì, pesco io. Vai. Allora, Giovanni Dana, sono tutte novità. Ovviamente ci sono tante box con tanti nomi diversi, con tanti prodotti, sì, diversi al suo interno. Quattro cereali e semi di papavero, uova extra fresche da galline allevate all'aperto, sfoglia tirata al bronzo. Quanti grammi sono? 250 grammi. Eccola qui, io non vedo l'ora di realizzarci il video. Poi, quindi questa era una semplice pasta, sarà una novità. Poi, questi qui della Lina penso sia oro rosso. Sì, esatto. Ravioli ripieni, risotto al tartufo. Guarda quanto sono belli, sono tipo dei fiori. No, belli. Io ho già provato uno che poi sicuramente avrete visto già la cold box, la challenge. Eccoli qua. Belli, belli, belli. Secondo me ne vale proprio la pena. Sono tutte edizioni limitate, ci sono tantissime novità al suo interno. Vai. Vai. Ho pescato io. Ah, quindi mandarino. Infatti eccolo qui, brasato alla marone, sempre della linea oro rosso, alla volpicella d'OCG. Prezzo 3,99. Prezzo consigliato. Eccolo qua. Cioè, carino. Secondo me è una bellissima idea regalo, ve lo dico. E per chi ama queste cose, sì, sì. Secondo per me chi sì. Le apprezza, sì. Ok, poi vado io. L'abbiamo presa essenzialmente anche per una cosa che ci incuriosiva, sì, infatti l'ho presa. Sempre della stessa linea, ravioli dolci al tiramisù. Io mi pento amaramente di non averlo scoperto prima per gli altri, erano al cioccolato. Ah, che non l'ho presi perché qui 0, 0, 0. Vabbè. E quindi infatti la prima cosa quando ho visto il sito sono andata subito a ricercarli, ma non c'erano. Proprio perché sono edizioni limitate. Quindi tirami su. Cioè, scusa. Giovanni Dana sta proprio avanti, cioè non ci sta niente da qua. Io. Rana sfoglio velo, gorgonzola dopo gli è passito. Mio padre le amerà perché... No, gorgonzola no. Bello. Io sono troppo felice. Chissà. No, ma... Sono tutte novità. Poi io...
sfogliano invece. Questi sono ravioli? No, che sono? Sfogliavelo. Penso che sia la linea però. Tortellini. Sono tortellini. Tortellini? Sì. Perché sanno loro come li chiamano? Non so scrivere. Forse è la linea sfogliavelo. Va bene, comunque. Sì, pure questo. No, è una linea del raviolo, vedi? Va bene. Questa sì, alla fine sono tortellini. Mozzarella e nduja. Nduja. Questa mi ispira. Quando mangerò io tutte queste cose, anche voi farete la challenge insieme a me. Sì. Ok. Vabbè. Poi. Sempre linea sfogliavelo, feta e olive calamata. Penso siano greche. Sì. Questi anche sono tortellini. 2 minuti di cottura, 2 porzioni. 2 porzioni. Eccoli qua. Anche questo. Questo con un bel brodo. Non lo so come vanno fatti, sinceramente. Ma sai, non te lo dice, proprio brodo, perché secondo me... penso brodo. Va proprio sul gusto. Allora. Vedi, grazie alla sua... cuocere appena 2 minuti ed è buonissimo anche solo con un filo d'olio e una noce di burro, senza aggiungere altro. Ok, allora sono così. Ho un filo d'olio o una noce di burro, a seconda dei gusti. Devi andare tu. Ok. Ultimo. E poi sono altri dei prodotti. Allora, ravioli ripieni. Astice. Astice e champagne. Mi piace pure come fanno le forme. Invece questo vedi, prezzo consigliato... 4,99, giustamente c'è del pesce all'interno. Sì. Ok, metti lì. Ci sono 2 sughi. Ah, poi comunque arriva anche il servizio molto veloce, perché considerate che a me, perché è un corriere, che non è il solito corriere, adesso non ricordo, e praticamente in giornata mi arrivò il messaggio, il tuo pacco in consegna, dopo un paio di ore mi chiamo il corriere. Quindi, sì, quindi molto perfetto. Questo è bolognese, però è vegetariano, è un prodotto vegetariano, vedi? Bologna, ragù vegetale. Vegetale, wow. Wow, da provare. Quanti grammi sono? Ma penso 225 grammi. Ok, eccolo qui. Ma non avevamo fatto caso a questa cosa. Chi sono? Vai, te lo prendo io. Scarta la tua. Questo invece è cacio e pepe. Io provai vari sughi di Giovanna Rana. Romano top. Oh, che carino. Sì. Ok, quindi queste sono tutte le novità. Quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacchi di pasta. Super. Tutte novità e 2 sughi. Wow, cioè secondo me conviene tantissimo. A prezzo pieno quanto hai detto costava? Cosa? La box? Non lo so, a me c'era un 5 euro di sconto. 10 euro. Non ricordo, vabbè. Comunque poi se siete interessati c'è il sito e vedete tutto ciò che vi interessa, ma comunque il prezzo della box per tutti questi prodotti ne vale la pena. Sì. Secondo me è un ottimo regalo anche in natalizio. Se conoscete qualcuno che apprezza, secondo me è una cosa fantastica. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!